Batti 5, ragazzo! Ah! Ciao tesoro! Sì, ma di Stecus, le vediamo la prossima volta! Jay aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Detto sinceramente, non avevo intenzione di fare questa missione, cioè stavo facendo delle missioni secondarie. Quando invece purtroppo, sono passato così, involontariamente. Mi sono messo questo costume, ma a dire la verità preferirei mettere questo. Vediamo di estrarli in qualche modo. Quelli sono distratti? Sì. Allora possiamo prenderlo. Allora lì ci sono. Cavolo, ho sbagliato. Potrei fermare quello lì, che è un umore molto grosso. Non ho mai fatto un'azione furtiva come questa con un omone grosso. E questa è la prima volta, in effetti. No, sbagliato. Vieni qui. No, chi era rimasto? No, ehi, e dai. Ok, questo era l'ultimo. 1-1, mi doveva scoprire. Ovviamente. Ah, una serratura blindata. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. Posso disabilitare i circuiti. Ragnatele elettriche. È un passo avanti, ma i circuiti hanno bisogno di più potenza. Ok. Andata. Il circuito sembra ancora stabile. Forse c'è un'altra centralina qui. Okay. Trovata. Ci sono quasi, manca l'ultima centralina. E io faccio sempre avanti e indietro, pensando che sono finite, ma non lo sono. Eccolo. Ah, è già là, stanno i simbolini, per dirti quante ne mancano. Sì. Ah, accidenti. Autobombe. È da pazzi. Che cose strane. Le armi di Fisk. Ecco dove vogliono colpire. Aspetta. Sono gli uffici elettorali di Osborne. E questo? Sì, rubati dal cantiere edile di Fisk. Che è sta roba? Ipertecnologiche. Magari potrei riciclare questa roba in un'arma su misura. Non era una guerra tra bande. I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborne. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lì usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo! E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborne. Quindi lì è il sindaco, hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Sta attento. Ma io lo sono sempre. Brigati, sono impegnata a sorbirmi le urla del capo. Lì e i demoni hanno pianificato un altro attacco. Stavolta contro gli uffici elettorali di Osborne. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra falsa pista. Devi fidarti di me.
Ti invio l'indirizzo di un centro di riciclaggio. Troverai tutte le prove lì. D'accordo. Ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro. Non ci sarà bisogno, perché non pensi che mo le cose scompariranno così, all'improvviso? E c'è i fantasmi. Comunque, stiamo raggiungendo quest'altra meta. Ci sono delle volte che sbaglio. Vabbè, questo è stato non voluto, guarda. Perché ti sta fermando? Boh, non lo so. Certe volte si blocca sulle pareti e lì rimane. Vai, piccioni, come se la passano. Sono tranquilli, proprio senza problemi, piccioni. Aspetta. Magnifico. Adoro castigare i cattivi con le loro stesse armi. Vabbè. E questa, amici miei, si chiama giustizia karmica. Ho sempre il timore che qualcuno mi vede, però fortunatamente non è così. Alcune volte. Poi invece ci sono delle volte proprio non è cosa. Ok, questo qui facciamolo avvicinare qui. Anzi, facciamo una bella cosa. Pensavo non lo prendevo, e invece è accaduto il contrario. Vabbè, meno male. Tutto appiccica al muro. Non dovrebbe vedermi quello lì. Ma vabbè. Infatti. No! E perché? Dai! Io che voglio fare le cose per bene. Ok, tu vieni qui. Diciamo che siamo a rischio. Vieni qui. Veloce. Ma che? Ma se volevano ammazzare a vicenda. Boh. Voilà. No, cavolo. Pensavo non se ne accorgessero. Wow. Sono riuscito a fare bene fino a un certo punto. Dopodiché mi sono fatto scoprire. Tu cosa ci fai là sopra? Che sono riuscito a fare. Oh, livello 17. Una meraviglia. Ok. Questo vuol dire, cari ragazzi, mettere questo. Olè. Vediamo. Che cos'è? Boh. La fattura di un'auto officina. Baylor's Rides. Costosetta come messa a punto. Cos'altro c'è di interessante? Hanno basi sparse in tutta la città. Peggio di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito. Ah. Eccoli qua. Però ce li siamo fatti chiamare. Non proprio, però. Sai com'è? Come se una frusta letale non fosse abbastanza. Oh! Ah! Oh! Questo si teletrasporta! Ne ho incontrati altri come questo! Che si teletrasporta! Oh, questo non gliel'ha data la. Ok. Non so cosa. Uomo in cravatta e maschera. Ehi, hey, MJ, credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Oslo. Bene. Ok. No. Ma forse ho scoperto la pista. È un'officina, si chiama Baylor's Rides. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. Ok, prendiamo quello. Addio. Ok, attenzione. Oh! Questi qua con la frusta proprio non mi piacciono. Oh! Anche perché si teletrasportano.
Ecco qua. Ricevuto, Silverburn, stiamo scendendo. E questi? Un altro in vista. Che cavolo sono questi? Viale sicure. Questa è una novità. Oh, quante sorprese però, Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella mia città! Codice SM1. Ehi! Prima di iniziare, mi spiegate chi diavolo siete? Codice SM1, attendiamo ordini. Ricevuto, obiettivo in vista, attendere Silverbird. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova. Capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborne. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tu. Mi spiace per la storia di Sable. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizioni. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No. Lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Un'altra chiamata di Doc. Peter, ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti e ho fatto pressioni per arginare gli sciacalli e salvare il nostro lavoro. La nuova versione del progetto ha tutte le carte in regola per attirare investimenti. Enormi investimenti. Tieniti pronto. Incrociamo le dita, Doc. Cari ragazzi, con questa giornata piovosa, molto grigio. Non troppo, infatti. Cioè... sembra, ma sono due giorni che piove oppure lo stesso giorno e dura un'eternità? Boh, non lo so. Comunque, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Abbiamo conosciuto questo nuovo gruppo di, sembrano mercenari, la Sable. I pavoni sembrano che volano. Ehi, e vabbè. Che migrano. E qui c'è un ragazzone. Proprio bello. Settembre. Puoi salire? Non si può salire. Non si arrampica. No, vabbè, più che settembre è... Vabbè, ciao bimbo. Più che settembre è autunno, è arrivato. Tutto a posto? Ehi, hey, guarda, guarda. Eh? Ciao. Ciao. Aspetta, puoi vedere insieme a me come... Ah! Non cadere. Oh, no, no, sta attento. Male. Salve. Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Fatelo anche voi. Volete un caffè? Io vi do la ragnatela, così almeno rimane attaccato. Metti che vi fregano il caffè. Questo sono messo. Sì. Posizione a quadrato. Ale! Ciao! Se non mi faccio Ale! Una ragnatela a ciascuno, non ha mai fatto male a nessuno. Tac. Olè. Sui piedi. Adesso rimanete attaccati. Due scarpe a ragnatela. Ogni volta che finisce una missione principale,
esce un crimine, insomma. No, a me succede che quando voglio fare un crimine non esce. Cioè, boh. Ole. Quando non lo voglio fare escono di tutto e di più. Crimine, tutto crimine. Ah! Chi sono? Ma quelli sono quelli della Sable? Sì. Sono. Vi avverto! Ma che... Ma quindi posso parlare? Sì. Vi avevo detto che oggi l'avrei utilizzato, infatti non l'ho utilizzato. L'ho utilizzato a questa alla fine della puntata, va? All'ultima missione. Vieni. Hai visto qualcosa da sotto, quella. Quel palazzo? No? Sì, infatti ho fatto la foto! Oh! Ma allora non sono compagni, scusa! No! No, non sono compagni! No, cadi giù, bello! Solamente no! La mia ricompensa è l'azione! Questo sta godendo il panorama! È altino, ti consiglierei di non muoverti troppo, eh? Salve. Batti 5, ragazzo. Siete a posto? Sì. Sembra che vada tutto bene. No, devi correre. Perché corri. Non corre? Non corre. Sì, ma di ste cose le vediamo la prossima volta. Wow. Wow. Sì, così. Wow. Stava dando però il pugno anche al muro. Cioè non si è fatto male. Vabbè, dopo tutto lui è Spider-Man. Vabbè, non l'ho fatto. Ah! Vabbè, va. Mo questo. Lo so, queste. Quelli con la frusta. Non ce l'ho. Voglio vedere se ho oh. Wow. Vabbè, se non faccio questo. È questo. Ciao tesoro. Bim bim. Oh! Mo! Il tempo, il tempo! Madonna! Ok, con questo Spider-Man un po'. Non lo so, un ologramma. Ok, mi sono portato un paio di fratellini. O gemellini. Ok, con questa scena fighissima, non lo so. Così non sembra, però così sembra un ologramma anch'io. Quanti ologrammi. Vabbè, ci vediamo con la prossima puntata. Bella ragazzi. Ciao.